Francesco Monte parla dell'Isola dei Famosi dalla Toffanin. Ecco cosa avrebbe detto l'ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte. Ieri 13 gennaio 2018 è andata in onda una nuova puntata del programma Verissimo, video virgola condotto dalla conduttrice Silvia Toffanin. Lo show del sabato pomeriggio riesce sempre ad ottenere interessanti dati d'ascolto e il merito è sicuramente degli ospiti che vengono chiamati dalla redazione. Nella puntata di ieri abbiamo potuto assistere all'arrivo di Stefano De Martino che ha parlato dell'Isola dei Famosi e il cantante Riccardo Marcuzzo. Quest'ultimo ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nella scorsa edizione ed è riuscito a ottenere un grandissimo successo. Ma il personaggio che sicuramente avrà incuriosito moltissimi telespettatori è stato l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Stiamo naturalmente parlando di Cancelletto Francesco Monte che ha voluto parlare del reality show di Canale 5 e del sentimento che ancora porta dentro nei confronti della sorella di Jeremias Rodriguez. Francesco Monte all'Isola dei Famosi. L'ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essere un naufrago ufficiale della prossima edizione dell'Isola dei Famosi 2018, video. Francesco Monte ha detto di essere caricato a molle e che non vede l'ora di spiccare il volo verso l'Honduras. Inoltre ha voluto aggiungere che partecipa a questo nuovo programma targato Mediaset per rinascere. Naturalmente non è mancata la domanda nei confronti della sorella della famosa showgirl argentina Belén Rodriguez e onestamente ha voluto rispondere così, è stata una bastonata, provo a seppellire un sentimento che ancora c'è. Infine ha voluto specificare a Silvia Toffanin e a tutte le persone che in quel momento si trovavano sintonizzati su Canale 5, che sta andando sull'isola per pensare a tutto quello che è successo negli ultimi mesi e che non va per trovare l'amore. Dopo l'intervista il pubblico di Cancelletto Verissimo l'ha voluto omaggiare e l'ha applaudito per tutte le cose buone che ha voluto dimostrare in questi ultimi mesi. I fan commentano l'intervista dalla Toffanin. I sostenitori più accaniti dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez hanno visto l'intervista e subito dopo si sono precipitati sui vari social network per esprimere un loro parere. Alcuni di questi hanno dimostrato di essere felici nel sapere che presto sarà visibile in televisione nel nuovo reality show, altri invece si sono soltanto limitati a criticare la sorella di Belén. Se volete scoprire le ultime notizie sul gossip, cliccate il tasto Segui.